Le infezioni respiratorie sono patologie molto frequenti durante il periodo invernale. Questo accade perché i meccanismi di difesa della mucosa si abbassano con l'abbassamento della temperatura. Altri fattori incidono però su questo e sono il fumo di sigaretta attivo e passivo e l'inquinamento ambientale. Tutti possono ammalarsi, adulti, anziani, bambini. Bisogna considerare che poi all'interno di ogni gruppo esistono delle categorie maggiormente a rischio, rappresentati dai soggetti con patologie croniche o i soggetti con malattie genetiche. Quando un disturbo dura un pochettino più del lasso di tempo di una settimana, è necessario a questo punto prenotare una visita specialistica. Lo specialista potrà programmare anche degli accertamenti che si possono effettuare tranquillamente all'interno delle strutture degli ospedali privati Forlì. I bambini sono senz'altro la categoria maggiormente a rischio e questo perché hanno un sistema immunitario debole, lento nella risposta in quanto non si è ancora sviluppato. Che cosa possiamo fare? Sicuramente una buona prevenzione nel periodo autunnale aiuta, una prevenzione che deve essere però personalizzata perché le terapie che possono essere utili per un bambino non è detto che siano utili per un altro bambino. L'evidenza clinica ci dice che ogni bambino ha un suo organo bersaglio, quindi alcuni bambini hanno continuamente delle otiti, altri si fanno delle faringiti, altri delle tonsilliti. Quello che noi possiamo fare all'interno degli ospedali privati di Forlì è di fare una valutazione dell'anatomia del bambino e quindi programmare una prevenzione personalizzata. Prevenzione personalizzata che può essere effettuata con prodotti naturali o di sintesi, tutti con capacità immunomodulanti, immunostimolanti, antivirali. È importante quindi attuare anche altre strategie di prevenzione, quale eliminare il fumo passivo e ritardare il rientro dei bimbi nelle scuole materne o infantili dopo degli episodi infettivi.